Benvenuti a questo nostro incontro in remoto, come ormai si usa dire, visto che in presenza praticamente non riusciamo a fare più niente. Un incontro in cui presenteremo il nostro manuale di sopravvivenza per genitori. Dico nostro perché sono Anna Finocchietti, sono una delle coautrici insieme alle colleghe Caterina Borghini, che è con noi in questo momento, e Raffaella Massa, Margherita Ceccanti e Irene Di Girolamo. Siamo tutte psicologhe, psicoterapeute con competenze diverse. Presenterà a Giancarlo Francini, che dopo presenterò in maniera più puntuale. Voglio invece fare un po' di onore di casa perché, oltre ad essere coautrice, sono parte del consiglio direttivo dell'Affratellamento e quindi ritengo di voler spendere alcune parole su questo, perché l'Affratellamento, che ovviamente ringraziando in parte anche me a questo punto, è sempre molto attento e molto sensibile a tutti quei temi che riguardano quello che a me piace chiamare un po' lo stare bene insieme. E questo libro, in fondo, un po' di questo ci parla. Ma ringrazio l'Affratellamento perché in questo momento in cui l'emergenza sanitaria che stiamo attraversando fa sì che le sue attività debbano rimanere chiuse, comprese quella del teatro e tutte le altre attività culturali, si sta invece impegnando tantissimo attraverso le iniziative, e sono veramente tante su vari piani da remoto. Quindi, detta, fatta un po' questa premessa, voglio semplicemente aggiungere una cosa, perché ho accennato all'emergenza, al periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Questo libro è stato consegnato all'editore, quindi scritto prima che entrassimo in lockdown, che comunque fossimo in questa situazione sanitaria. Riteniamo però, e questo credo che la collega Caterina poi dopo ve ne parli magari anche in maniera più diffusa, riteniamo che proprio per le caratteristiche che ha, forse può essere spendibile proprio a maggior ragione perché ci troviamo in questo periodo, perché offre non tanto ricette, soltanto ricette su problemi specifici, ma proprio di relazione e di metodo di relazione. Comunque ne parleranno per i colleghi. Adesso vorrei invece passare la parola a Giancarlo Francini. Io, Giancarlo, mi sono scritta alcune cose perché ti conosco un po' così, ma fa tantissime cose. Direi che quello che è più importante e che ringraziamo perché proprio la sua esperienza e le sue qualifiche come psicologo e psicoterapeuta familiare, e che si occupa di famiglie, si occupa di bambini, perché ho letto che lavora per i servizi territoriali di diverse città proprio per la tutela dei minori, ha un'esperienza clinica e di formatore specifica, quindi nei rapporti familiari, nei rapporti quindi anche tra genitori e figli. Ci sono ovviamente, Giancarlo, altre cose che potrei dire su di te, perché si occupa veramente a tanti livelli, ripeto, come nella clinica, nella formazione, sul territorio, ma credo che questo sia sufficiente a qualificarti per presentare, per dare un'immagine critica, spero anche positiva, di quanto ti abbiamo fatto leggere e del lavoro che abbiamo fatto. Ecco, questa è una cosa che mi piace aggiungere, perché le colleghe sono tutte molto più giovani di me, è stata un'esperienza molto bella, non si conoscevano tra di loro, è un gruppo che si è formato mettendo insieme competenze, modalità diverse, e ci siamo anche molto divertite, e credo che sia un privilegio poter fare lavori seri anche divertendosi e stabilendo dei rapporti personali che sono rimasti nel tempo, che si sono approfonditi. Questo mi piace dirlo perché credo che poi un lavoro sia, la qualità di un lavoro venga anche da uno stare insieme, appunto, e lavorare insieme in un certo modo. Giancarlo, io ti darei a questo punto la parola. Grazie, grazie,
dell'invito a parlare di questo libro, che intanto farei vedere se ce la facciamo anche con i mezzi che abbiamo, ma insomma credo sia importante anche farlo vedere. Devo dire che nel leggerlo sono andato indietro col tempo, perché anch'io non sono tra quelli giovani, e andando indietro col tempo ho pensato a un sacco di situazioni in cui mi sono ritrovato coi figli quando i figli erano piccoli, no? Perché piccoli tra 0 e 10 anni, che è la platea, diciamo, a cui si rivolge il libro. Tanti momenti, tante piccole situazioni che potevano creare difficoltà, imbarazzo, sconcerto a tutti, guardando un po' di esercizi anche ai vari errori che uno poi si trova a fare come genitore, no? In fondo puoi essere esperto di che ti pare, ma poi quando sei a fare il genitore, se sei un genitore come tutti gli altri, insomma, e ti trovi magari a fare gli errori che fanno altri. Intanto volevo dire questo, che il libro è costruito in questo modo. Ogni capitolo ha un esempio. È dedicato, diciamo, a parti di routine, e poi su questo magari ci soffermiamo un attimo. Parte da un esempio, dopo l'esempio c'è la riflessione che possiamo fare su quell'esempio, su quella casistica, su quella situazione. C'è poi come risolvere quella particolare situazione. C'è una parte che si chiama approfondimento teorico, minimo, no, no, giustamente non troppo dilatato, ma utile, sintetico e preciso. E poi ci sono una serie di esercitazioni da fare. E devo dire che questa struttura permette a chi legge di calarsi nella situazione, fare una riflessione a voce alta insieme a chi ha scritto e vedere poi i collegamenti, i nessi teorici che sono di supporto a questa riflessione e poi come passare alle esercitazioni. Dicevo, gli esempi sono riferiti per lo più a momenti di routine quotidiana e questo è un punto, a mio modo di vedere, importante. Sappiamo come il bambino sia strutturato, diciamo, nella sua personalità, dalle pratiche coordinate ripetute, cioè quelle scene familiari che si ripetono quotidianamente, che sono presenti nella nostra quotidianità e sono situazioni che sono come delle scene sulle quali si svolgono i giochi relazionali. Ora, in questo senso è importante che il libro parta proprio da queste scene di vita quotidiana, perché vuol dire che si occupa delle radici stesse della strutturazione della personalità. Vorrei dire a questo punto che il nucleo importante del libro è caratterizzato, diciamo, è costituito da una procedura. La procedura è osservare, domandare e ascoltare. Questo, come dire, permette al chi legge, al genitore, di entrare in una dinamica nuova. Non è più quella di risolvere, ma è quella di osservare, domandare e ascoltare. Porsi in una posizione un po', diremo in gergo, meta, che ci permetta di osservare prima di poter dire delle cose, sulla base di queste osservazioni porre delle domande al bambino e, cosa ancora più importante, ascoltare le risposte del bambino. Questo non nell'ottica di una considerazione del bambino centrale e imperativo, no? Quello che Freud aveva chiamato Sua Maestà il Bambino, non tanto in questo senso, quanto nel senso del mettere il genitore di fronte al bambino come un genitore che domanda e che poi si fa delle proprie domande, perché le domande che il genitore fa a se stesso permettono a questo genitore di costruirsi delle ipotesi sul comportamento del bambino
che possono tradursi in domande al bambino e l'ascolto delle risposte del bambino aiutare a capire come relazionarsi con lui. Voglio però fuggire da l'idea, no, che possiamo farci sentendo le parole che sia un libro come dire, che si interessa degli aspetti sentimentali e basta, no? O degli aspetti appunto di cura del bambino. E vorrei mettere l'accento invece che questo libro si occupa anche di tutti gli aspetti fatti di capricci, di bizze, eccetera, che poi imbarazzano il genitore, lo mettono in difficoltà, lo stressano anche o vanno a ampliare lo stress che il genitore c'ha già per la vita quotidiana. Per esempio, tra queste situazioni c'è sicuramente le situazioni che implicano il bisogno di mettere delle regole, il bisogno di dire dei no, di mettere, come dire, dei limiti. In fondo questo fa parte del lavoro del genitore. Era uno psichiatra, fenomenologo degli anni 60, Minkowski, diceva: i genitori rappresentano la dura realtà per il bambino, quella dura realtà che può essere frustrante, ma che in un certo senso rappresenta anche l'unico modo per questo bambino di conoscere i propri limiti, di non pensarsi onnipotente rispetto alle situazioni che incontra. Ora, questo confrontarsi del bambino con la dura realtà fatta di regole e di no dei genitori permette in realtà al bambino di conoscere i propri limiti e quindi di cominciare a conoscere delle parti di sé. Cioè dire: io mi identifico anche perché so di avere dei limiti, so chi sono perché so che ci sono dei limiti, ci sono dei confini, ci sono dei percorsi che posso seguire. Questo però sempre stando attenti a quella procedura che dicevo prima: osservare, domandare, ascoltare. Poi è chiaro, la risposta è anche un no che va a incontrare le risposte, mi verrebbe a dire, i bisogni di quel bambino. Quindi nel momento in cui il genitore dice di no e si assume la responsabilità del dire di no, da una parte aiuta il minore a mettere dei limiti, a conoscere se stesso, dall'altra deve confrontarsi con una parte di sé, mi verrebbe a dire, cioè deve confrontarsi con quel bambino che lui è stato, con quei genitori che lui ha avuto e con tutto quello che magari sa, ha studiato, magari ha letto proprio anche in questo libro e che fa parte del suo apprendimento. Quindi c'è un confronto continuo e che nel momento in cui dici di no ti viene in mente che forse è esagerato, forse è sbagliato, forse non ho ascoltato abbastanza, allora gli faccio una domanda, allora cerco, no? Che rappresenta anche un po' quella necessità, e qui in un paragrafo carino il libro lo ricorda bene, quella necessità di negoziare, no? Un po', di mediare. In fondo, se è vero che, come diceva un film, i bambini ci guardano, è evidente che mediare vuol dire anche fornire un modello. In fondo chi media non è l'arbitro della situazione, chi media è qualcuno che si interfaccia con gli altri e quindi offre un modello anche al figlio. Questa assunzione di responsabilità del genitore rimanda direttamente alla costruzione di un rapporto di fiducia. E il libro, in un altro paragrafo, parla specificatamente di questo, della costruzione della fiducia. Ci potrebbe dire un sacco di roba sulla fiducia, ma quello che a me sembra interessante è che è possibile costruire una fiducia nella continuità, diciamo nel dare sicurezza e soprattutto nel dare riconoscimento, nel riconoscersi a vicenda, nel riconoscere i bisogni, nel riconoscere le modalità, i comportamenti, a volte le bizze, i capricci dei bambini. E il libro ce le mostra in tantissime esemplificazioni, e questa è una
delle doti maggiori del libro, perché possiamo riconoscersi ognuno con le nostre specificità. Ecco, questo riconoscersi nella differenza e nella specificità implica per i bambini sentirsi riconosciuti nel loro essere diversi dagli altri bambini. C'è per esempio il paragrafo che parla dei fratelli, in cui è molto interessante, no? Come, o anche degli amici, come la capacità, lo sforzo che il genitore fa a cogliere la specificità del figlio permette a questo figlio di sentirsi riconosciuto e quindi sentire che c'è un suo spazio nella testa del genitore. E quindi lo sforzo dei genitori di allontanarsi dalle proprie aspettative, che sono inevitabili per un genitore, e cogliere invece la diversità, la differenza, la specificità del proprio figlio, la individualità del proprio figlio. In definitiva, questo libro parla certo dell'essere genitori davanti ai propri figli. Una volta domandarono a un grande esperto di infanzia come era Bruno Bettelheim, gli domandarono cosa differenziava un buon genitore dal cattivo genitore, e Bettelheim disse che l'unica differenza tra un buon genitore e un cattivo genitore è che il buon genitore ci ha pensato un po' su. Ecco, io credo che questo libro sia essenzialmente un invito a pensarci un po' su, e un invito che viene fatto attraverso non solo, come dire, sagge parole, ma anche attraverso una serie di esercizi, di esperienze che vengono proposte a questi genitori, che possono guidarli nell'interrogare se stessi. E il genitore che interroga se stesso, si muove rispetto al figlio con una maggiore responsabilità, e questa accaduta promuove l'assunzione di responsabilità anche nei figli. Io mi fermerei qui e invito appunto i genitori, invito anche le persone non genitori, penso agli educatori, penso agli insegnanti, penso anche a chi fa il nostro lavoro, insomma, a prendere in considerazione la lettura di questo libro, che permette appunto di pensarci un po' su. Grazie. Grazie Giancarlo, hai detto delle cose bellissime, e magari qualcuna la riprendo in conclusione, mentre adesso passo la parola a Caterina Borghini, psicologa, psicoterapeuta. Dico una cosa di Caterina, cioè che si occupa anche lei di famiglie, è una terapeuta familiare e si occupa a vari livelli e fa parte dell'associazione Comete, di cui Giancarlo è presidente, che non l'ho detto prima. L'associazione Comete è molto importante perché si occupa proprio di sostegno alla genitorialità, del benessere dei figli e di supporto alle famiglie, quindi è molto specifica, e i due interventi e il contributo di Caterina, quindi è stato un contributo al libro anche molto specifico con questo orientamento e con la sua esperienza clinica con le famiglie. Caterina, a te la parola, poi magari in conclusione mi viene in mente anche qualcos'altro da aggiungere. Ok, parlo di questo libro come coautrice, ovviamente, quindi come esperienza diretta nell'averlo scritto. Innanzitutto c'è da dire che questo libro nasce nella sua stesura prima del Covid-19, per cui non è stato scritto nessun capitolo e nessun riferimento interno specifico rispetto a questo tema, ma che in realtà un po' proprio il metodo che in qualche modo viene descritto e che insomma all'interno del libro è un qualcosa che può essere utile proprio in questo periodo in cui i genitori si trovano spesso vuoi per condizioni Covid o per situazioni anche di
preventive a restare in casa e avere dei contatti molto stretti tra di loro e che possono in qualche modo generare degli episodi di criticità. Questo è sicuramente uno strumento utile e di aiuto in questa situazione. Quindi è vero, non c'è scritto niente rispetto a questo tema, però in realtà offre tanti spunti su come gestire tante situazioni che possono generare appunto situazioni critiche, di stress, appunto come diceva il collega. Devo dire che nello scrivere questo libro le esperienze nostre come autrici sono state tutte messe in gioco, sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista personale, perché insomma come clinica, come esperienza diretta dal punto di vista come psicologhe, ma anche come mamme. Io spesso in prima persona posso dire di essermi ritrovata in situazioni simili a quelle descritte o ad aver preso spunto da situazioni personali per poter poi essere descritte come esempio, come possibile risoluzione di quelle che possono essere state anche momenti critici di quelli che posso aver vissuto anch'io con i miei figli. E è stato divertente poi anche avere tanti punti di vista differenti rispetto alla stessa situazione, perché ognuna di noi ha un background diverso anche dal punto di vista di studio o di orientamento rispetto all'approccio psicologico. E quello è stato un arricchimento molto interessante e ci siamo riuscite, il che non è sempre facile, riuscire a mettere insieme persone che magari possono avere delle diversità così anche importanti. Invece è stato proprio un arricchimento al punto da poi rimanere in contatto e creare delle collaborazioni anche che sono susseguite a questo libro con le altre colleghe, che ha prodotto un modello nostro per poter poi lavorare e sentirsi in rete all'interno di casi che magari prendiamo in terapia o nella clinica. Quello che inoltre mi veniva un po' da sottolineare è questo, no? Nel libro ci sono anche molti esercizi da fare. Offriamo non solo esempi, ma anche esercizi pratici su come poter in un qualche modo avere una visione diversa di quello che è il problema, ma anche avere una soluzione. Okay? Spesso e volentieri si pensa al cambiamento come un atto repentino, qualcosa che arriva dal giorno alla notte. In realtà il cambiamento non arriva solo in questo modo, forse è molto raro il fatto che arrivi in maniera così, da dire anche violenta. Il cambiamento arriva passo dopo passo, esercitandosi e mettendoci costanza. Ci vuole tempo. È un po' come quando i bambini imparano ad andare in bicicletta. Ci vuole un po' di pratica. Ecco perché la nostra idea è stata proprio quella di mettere alcuni esercizi, perché crediamo che attraverso la pratica quotidiana, poi nel tempo si arrivi realmente a un processo di cambiamento. Questo è, diciamo, un punto essenziale anche all'interno del metodo e di quello che era la nostra intenzione di poter passare al lettore o a chi leggeva, appunto, chi metteva in pratica poi questo metodo. Quindi troverete sicuramente utili questi esercizi e come anche punto di riflessione, magari proprio attraverso l'esercizio ci si ritrova di fronte a risposte nostre e dei figli che magari non ci aspettavamo. Niente, con questo concludo e passo discorso a Anna, insomma. Non so se Giancarlo vuole aggiungere qualcosa o se diciamo siete stati tutti e due molto esaustivi. No, io dicevo soltanto che questa parte degli esercizi è importante perché l'esperienza, cioè far fare delle esperienze ai genitori, che poi a caduta le rifanno fare ai figli, è uno degli apprendimenti più importanti che possiamo fare. Perché
cioè nell'esperienza noi percepiamo noi stessi e gli altri, quindi esperiamo qualcosa, quindi in qualche modo è la vera formazione dei genitori. E il fatto che gli si chieda di mettersi un po' nei panni dei figli è ovviamente l'aspetto poi centrale e importante, ecco, su questo. Bene, grazie. Io non aggiungo nulla perché è stato veramente detto molto e ringrazio a nome anche delle altre autrici che non sono presenti insieme a noi, ringrazio tantissimo Giancarlo, Caterina, vabbè, appunto abbiamo lavorato insieme e siamo ancora insieme. Una cosa, due cose voglio dire ancora in conclusione. Una che mi piacerebbe sottolineare, ma questo perché sto leggendo un libro che è Filosofia della cura e che mi sta dando tantissime riflessioni. Lugina Mortani. Esatto. E mi riagganciavo a quello che dicevi te, Giancarlo, mi ha fatto venire in mente quando hai accennato che l'aver cura dei figli non è soltanto dare... risolvere un problema, no? Direi che aver cura è sostanzialmente curare la relazione, ci siamo sempre tutti e due, no? Cioè, così esatto. Come, ed è una cosa appunto che mi piaceva sottolineare. L'altra, vabbè, questa è un po' più pubblicitaria, il libro per chi fosse interessato lo trova ma ordinabile in tutte le librerie, anche su Amazon, però il suggerimento è di farlo nella libreria sotto casa se possibile. Ringrazio di nuovo tutti e vi saluto. Buona lettura. Arrivederci.